posti per rientra, proteggi via che sono guai. Fighters life, le storie del quadrato che non sai, vince solo chi non molla mai. Giù la testa, proteggi me, posti per rientra, proteggi via che sono guai. Tutto per la cintura, fino alla campana, grido lì, boom, Miami, balla fuori. Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. Amici ed amiche di Fighters Life, bentrovati ad una nuova puntata, sempre qui su MS Sport 814 di Sky e sempre sui canali social, ovviamente Fighters Life. Siamo qui con Mirko Scrocchia Garbotti, che deve fare il suo esordio da professionista. Finalmente, Mirko, possiamo dirlo, si esordisce da pro. Sì, ciao a tutti. Dopo una lunga carriera nei dilettanti, e non vedo l'ora di fare questo esordio da professionista, in modo da rompere subito il ghiaccio e fare le cose come si deve. E è un altro sport, però siamo pronti. Dopo 106 incontri da dilettante, dopo 4 volte campione d'Italia, vincitore del torneo nazionale Guanto d'Oro, dopo aver calcato i ring di tutto il mondo con la nazionale italiana, qual è l'emozione di esordire da professionista? Sì, dopo uno può pensare che magari dopo tutta questa esperienza ti abitui. Posso garantire che non è così, ogni volta è un'emozione nuova, soprattutto adesso, perché comunque combatto a Roma dopo 9 anni dall'ultima volta, quindi solo per quello è un'emozione. Poi il fatto anche, ecco, l'esordio dal professionismo, nel professionismo è una cosa nuova, non nuova per me, e non vedo l'ora, ripeto, sono pronto. Il tuo avversario ha già 2 incontri, 2 vittorie per lui da professionista, quindi dovrebbe essere l'avversario giusto per il tuo esordio. Sappiamo benissimo però che i tuoi obiettivi sono ben definiti, non passi professionista tanto per fare qualcosa di nuovo, ma passi con delle aspettative che sono importanti. Sì, non voglio sbilanciarmi, però ovviamente non voglio fare il passo più lungo della gamba, però non ho voluto fare, come si dice, con i tuffatori, nel senso con un match finto che non ha senso. E piano piano voglio fare il più possibile nel professionismo e magari più di quello che sono riuscito a fare nel dilettantismo. E niente, ripeto ancora, sono pronto, quindi domani cominceremo sicuramente con il piede giusto. Domani sicuramente inizieremo col piede giusto, c'è sempre un match da portare a casa, però voglio guardare anche un attimino oltre. Quest'estate si disputerà il titolo italiano tra Gianmarco Cardillo ed Emanuele Venturelli. Sappiamo benissimo che quantomeno in Italia, per andare a combattere per il titolo italiano nella categoria pesi massimi, diciamo che la strada è leggermente più corta rispetto ad altre categorie di peso. Sì, come tante cose ci sono i pro e i contro, e come era nel dilettantismo, che magari ti trovi subito in un livello medio-alto anche all'inizio, soprattutto se vai bene. Quindi ripeto, non voglio essere
spocchiose, come si vuol dire, ma non mi voglio ponere limiti. Faccio in bocca al lupo a Cardillo e Venturelli, che disputeranno il titolo, e spero al più presto che poi il vincitore farà com'è per un titolo, appunto. Sarà ancora presto per dirlo, perché comunque, ecco, devo ancora fare l'esordio, però piano piano. Assolutamente. Beh, possiamo dire però che la tua carriera da professionista sarà abbastanza veloce, nel senso, presumo che i primi match verranno fatti in un tempo decisamente basso. Non credo che tu voglia far passare troppo tempo tra un match e l'altro. No, abbiamo fatto già un programma con il mio procuratore Alessandro Abranco e il Magnesi Team, che ringrazio anche per l'occasione, e abbiamo già delle date prefissate e spero da qui alla fine dell'anno di fare almeno 4 match, penso. Questo è quello che ci siamo prefissati, quindi mano a mano poi siamo pronti. Hai molta esperienza, hai fatto sparring con molti campioni, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Qual è la differenza tra una preparazione per un torneo o comunque un match sui 3 round rispetto a quella per un incontro professionistico? Beh sì, avendo calcato, come dicevi tu, il ring di mezzo mondo, e ho fatto sparring con tantissima gente, e ne cito alcuni, ecco, Justice Sunny, Fraser Clark, e tantissimi, e così a braccio neanche mi vengono. Ho fatto sparring veramente con tanta gente e ovviamente è, come si vuol dire, un altro sport, ma un altro sport nel senso che cambiano i ritmi, cambiano i guanti, cambiano le distanze. E quindi stiamo lavorando bene anche su questo punto di vista in palestra con il maestro Alessandro Elmoeti, e quindi speriamo di fare il meglio possibile. Sono pronto, continua a ripetere così. Tu sei pronto, sicuramente sono pronti anche i tuoi tifosi, tutti i tuoi ultras che ti seguiranno in questa tua nuova avventura, e sono pronti anche coloro che ti stanno sostenendo. Siamo qui proprio nella sede di AS Watches and Gold in Via del Fosso Cilicino 44H, il tuo main sponsor, il tuo personal main sponsor, tutto quello che riguarda oro, preziosi e orologi di lusso. Per qualsiasi tipo di consulenza vi potete rivolgere con fiducia ad Antonio e Simone, appunto, in AS Watches and Gold. Sì, volevo ringraziare, appunto, oltre il maestro che per tutto il tempo dedicato, insomma, alla famiglia eccetera, e il promoter Alessandro Abranco, e soprattutto volevo ringraziare i miei sponsor che hanno reso tutto questo possibile: Ecologia, Fratelli Cicchinelli, e la pizzeria da Marco, e Ottica Ritz e Tradizione. E soprattutto ringraziare il mio amico Simone Antonio come main sponsor per, ripeto, aver reso possibile tutta la riuscita dell'evento. Chi ti ha aiutato nella preparazione di questo incontro? Hai cercato degli sparring con pugili che hanno già un'esperienza dal punto di vista professionistico, oppure hai lavorato in palestra solamente col maestro e ti sei accontentato di fare delle riprese di guanti solamente per testare la distanza? No, allora ho lavorato come sparring generale, ecco, con Guido Vianello, con Moreion, anche un ragazzo cubano che adesso si trova a Bologna, e poi, entrando più nello specifico, dato anche la fisicità dell'avversario, ho lavorato con il mio compagno di palestra Vincenzo Fiaschetti, prossimo anche lui all'esordio nel professionismo, e con Valerio Cancelli, anche lui che ha già 2 match da professionista, e quindi li ho in palestra e sarebbe un peccato non sfruttarli. Anzi, tenevo tanto a ringraziare anche loro che si sono messi sempre a disposizione e mi hanno, appunto, aiutato a questa preparazione. E con queste parole si conclude anche la nostra chiacchierata con Mirko Scrocchia Garbotti, che farà il suo esordio da professionista. Vi ricordo ancora, dopo 106 incontri da dilettante, dopo 4 vittorie ai campionati italiani assoluti, dopo un torneo nazionale guanto d'oro, dopo tanti match internazionali con la canotta della nazionale italiana, il pugilato professionistico nazionale trova un altro grande protagonista, Mirko Scrocchia Garbotti.
E con gli applausi di coloro che ci stanno seguendo qui in diretta si conclude questa puntata di Fighters Life. Cari amici, vi invito sempre a rimanere con noi, vi invito sempre a sostenerci, perché come dico sempre, Fighters Life is the next generation of fighters. Grazie a tutti e alla prossima settimana. Nel cuore di ogni italiano c'è la passione, la forza e la determinazione. Per secoli, la Federazione Pugilistica Italiana ha custodito l'eredità di una nazione di guerrieri. Oggi, come ieri, siamo fieri di appartenere ed essere pugili. Oggi, Fighters Life mediaticamente incarna la passione italiana del saper lottare e di ostentare sacrifici oltre ogni impensabile obiettivo. Sia che tu sia un principiante che desidera imparare o un campione che aspira a nuove vette, ti spingeremo oltre i tuoi limiti. Unisciti a noi, perché insieme possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere la grandezza. Lascia che la tua passione si trasformi in gloria.